Allora, adesso praticamente andiamo a vedere quello che è il lavoro nascosto che c'è dietro la pubblicazione di un dato di monitoraggio della qualità dell'aria che viene fatto giornalmente dal sistema delle agenzie ambientali. Lavoro che serve per garantire che questo dato sia affidabile e sia comparabile sul territorio, perché noi il nostro problema è appunto quello di avere a che fare con 21 reti di monitoraggio gestite a livello regionale e quindi dobbiamo fare in modo che i dati siano comparabili sul territorio. E questa è proprio la mission dell'area meteorologia dell'ISPRA e del Laboratorio Nazionale di Riferimento della Qualità dell'Aria di cui sono responsabile. Diciamo che il decreto 155 ci viene in aiuto perché al fine di garantire la qualità e la comparabilità delle misure sul territorio nazionale stabilisce tre principi basilari. Il primo è quello che tutte le misurazioni della qualità dell'aria devono essere effettuate con i metodi di riferimento o i metodi equivalenti che sono descritti tutti quanti nell'allegato sesto. Il secondo principio è che tutte le misurazioni o le altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria che ha accennato anche il mio collega devono rispettare gli obiettivi di qualità che sono fissati nell'allegato primo sia per le misurazioni in siti fissi, cioè nelle stazioni di misura fisse delle reti di monitoraggio, che per le misurazioni indicative. Le misurazioni indicative sono quelle che vengono fatte non 365 giorni l'anno, ma sono fatte per brevi periodi con stazioni di monitoraggio mobili ad integrazione dei dati della rete di monitoraggio fissa. Il terzo principio basilare è quello che il decreto stabilisce una serie di compiti tecnici proprio finalizzati a assicurare la qualità dei dati che vengono prodotti, affidando dei compiti a delle autorità e degli organismi che sono definiti nell'articolo 17 del decreto. Vediamo il primo punto. I metodi di riferimento. I metodi di riferimento sono riportati nell'allegato sesto, adesso non sto qui a fare tutto l'elenco dei metodi. L'allegato è stato aggiornato col DM 26 gennaio 2017. In particolare vediamo per il biossido d'azoto, che è il parametro che ci interessa in questo progetto, il metodo di riferimento è dato dalla norma europea, la 14211, che basa il metodo di misura su strumenti di tipo automatico mediante il principio di misura della chemiluminescenza. Qui voglio precisare che, come riportato nel riquadro rosso, che non so se si riesce a leggere, è importante dire che la direttiva, anche i decreti nazionali, permettono l'utilizzo di metodi differenti da quelli di riferimento, purché si venga dimostrata l'equivalenza di questi nuovi metodi rispetto ai metodi di riferimento, secondo dei principi, delle prove che devono essere fatte in conformità a un'apposita linea guida pubblicata dalla Commissione europea. Questa linea guida, che si chiama Guida per la dimostrazione dell'equivalenza, GDE, definisce un metodo equivalente, un metodo che rispetta gli obiettivi di qualità dei dati per le misurazioni in siti fissi. Cioè noi possiamo usare qualsiasi altro metodo purché rispetti questi obiettivi di qualità. Obiettivi di qualità che adesso andremo a vedere, che sono ben determinati in termini di incertezza di misura e di copertura temporale dei dati. C'è da dire che se un metodo che noi stiamo, un metodo nuovo, innovativo che stiamo provando non rispetta gli obiettivi di qualità per le stazioni fisse, può essere anche dichiarato appropriato soltanto per le misurazioni indicative, perché le misurazioni indicative hanno dei criteri di qualità più laschi rispetto alle stazioni fisse. E questo è il tipico esempio dei campionatori diffusivi, come descritto anche nella norma europea 16339, i campionatori diffusivi che utilizzeremo poi nel progetto. Questi sono appunto gli obiettivi di qualità riportati nell'allegato primo. Come vedete nella prima colonna per il biossido di azoto abbiamo per le misure in siti fissi un'incertezza di misura del 15% e una raccolta minima di dati del 90%, mentre invece per le misurazioni indicative abbiamo dei criteri più laschi, un'incertezza del 25%. Cosa vuol dire? Vuol dire che i metodi di misura utilizzati nelle stazioni fisse devono avere un'incertezza inferiore a questo 15%, mentre per le misurazioni indicative posso usare metodi che arrivano fino al 25% di misura e quindi sono metodi meno accurati. Andiamo a vedere ad esempio alcuni esempi. I campionatori passivi che utilizzeremo nel progetto, solo alcune tipologie di campionatori passivi riescono a rispettare l'obiettivo di qualità del 15% di incertezza rispetto al metodo di riferimento, in quanto questi campionatori passivi forniscono una misura integrata e mediata nel tempo, che può essere utilizzata solo per fare delle valutazioni
rispetto a un valore limite annuale o per scopi di mappatura spaziale dei valori di concentrazioni in una data area. Mentre invece gli analizzatori che si trovano nelle stazioni di monitoraggio fisse praticamente costano migliaia di euro, ma permettono di avere delle misure in tempo reale, in continuo, e pertanto possiamo fare la verifica del rispetto del valore limite orario. E in più questi strumenti sono sottoposti anche a processi di certificazione da parte degli enti preposti. Ultimamente già altri colleghi hanno parlato dei sensori low cost che si stanno diffondendo ampiamente e che costano poche decine di euro, però questi ci sono studi della Commissione Europea, del Joint Research Center della Commissione Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che hanno verificato che questi sensori ancora non sono attendibili in quanto presentano molte criticità, nel senso che sono soggetti a numerose interferenze anche di tipo ambientale da parte dell'umidità dell'aria, oppure la produzione di questi sensori ancora non ha raggiunto i livelli di qualità elevati, per cui ci sono anche all'interno dello stesso lotto esemplari che producono risultati differenti e quindi questi non riescono a rispettare neanche gli obiettivi di qualità per le misure indicative al momento e quindi sono diciamo utili, utilizzabili soltanto per scopi appunto divulgativi o di tipo educazionale. Sia la Commissione Europea che l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno pubblicato dei report che sono scaricabili dai rispettivi siti internet dove fanno una review di tutti questi sensori in particolare la Commissione Europea ha dato mandato al CEN, al Comitato Europeo di Normazione, di definire una norma tecnica che disciplini il settore, questo settore di mercato, definendo le caratteristiche minime per stazionali che devono avere questi sensori. È sufficiente utilizzare metodi di riferimento, metodi equivalenti a rispettare gli obiettivi di qualità per assicurare la comparabilità dei dati sul territorio nazionale? In realtà la risposta è no, perché bisogna verificare l'adeguatezza dei metodi di misura per tutto il tempo di vita in cui lo strumento è installato nella stazione di monitoraggio. Ed ecco che entra in gioco il terzo principio basilare della legge che abbiamo accennato prima, in cui vengono definiti i compiti tecnici e affidati a degli organismi, in particolare nell'articolo 17, nell'allegato primo del decreto, vengono stabilite l'emanazione di apposite procedure di garanzia di qualità che devono essere applicate alla strumentazione, vengono definiti i compiti dei gestori delle reti di monitoraggio e i compiti del laboratorio nazionale di riferimento, proprio per assicurare la qualità dei dati. In più viene definita anche l'approvazione degli strumenti di misura. Andando a vedere il primo punto, l'emanazione di procedure di garanzia di qualità, già nel 2014 l'ISPRA, con il contributo di un gruppo di lavoro con tutte le agenzie ambientali, ha pubblicato il manuale numero 108 che definisce appunto tutta una serie di procedure di garanzia di qualità e controllo di qualità da applicare sulla strumentazione delle stazioni fisse. Questa linea guida è stata poi recepita dal Ministero dell'Ambiente con il decreto 30 marzo del 2017 e che le ha rese praticamente cogenti e quindi tutte le reti di monitoraggio applicano queste procedure, che sono procedure che definiscono i criteri di taratura della strumentazione, la frequenza delle tarature, la tipologia di campioni con cui fare le verifiche sulla strumentazione, proprio per assicurare che ci sia un livello di qualità omogeneo e uniforme su tutto il territorio nazionale per mantenere nel tempo l'adeguatezza degli strumenti di misura che vengono utilizzati. Successivamente, come SNPA, abbiamo pubblicato una seconda linea guida, la 19 del 2018, dove abbiamo messo a punto delle procedure operative con anche allegati fogli di calcolo che possono essere utilizzati proprio per fare queste verifiche di taratura. Quindi queste procedure, questi fogli di calcolo sono scaricabili dal sito dell'SNPA e possono essere utilizzate dai gestori delle reti o anche ad esempio dalle ditte che fanno le manutenzioni delle stazioni di monitoraggio, proprio per assicurare che le misure prodotte siano di qualità. Andando infine ai compiti del Laboratorio Nazionale di Riferimento e del Gestore di Rete, abbiamo che il Laboratorio Nazionale deve organizzare con adeguata periodicità dei programmi di intercalibrazione o di interconfronto, ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni di monitoraggio, quindi sottolineo devono, e in particolare poi se in questi interconfronti si producono risultati non conformi, il Laboratorio Nazionale deve dare delle indicazioni operative.
a sua volta il Laboratorio Nazionale, per garantire la correttezza delle proprie misure, deve partecipare alle analoghe campagne di confronto a livello europeo e deve essere accreditato ISO 17025 per i metodi di riferimento. È per questo che come area metrologia dell'ISPRA abbiamo seguito un percorso partendo dalla certificazione ISO 9001 dal 2005, passando per diversi accreditamenti fino ad arrivare all'accreditamento 17025 per tutte le misure di qualità dell'aria, quindi misure di PM10, PM2,5, degli inquinanti gassosi e anche per la caratterizzazione chimica per la componente salina nel PM, e siamo accreditati anche in accordo alla 17043 come organizzatori di prove valutative interlaboratorio, e da quest'anno siamo riusciti a estenderlo anche appunto alle campagne di interconfronto sugli inquinanti gassosi in aria ambiente. Questo perché? Perché ci permette con le campagne che organizziamo a livello nazionale di verificare e mettere in evidenza eventuali discrepanze e di verificare l'efficacia delle procedure di QAQC che vengono utilizzate dalle agenzie per assicurare appunto la qualità delle proprie misure. E come detto, noi partecipiamo anche a livello europeo alle analoghe campagne, mediamente partecipiamo una volta ogni 3 anni, perché questo è quello che ci richiede la direttiva comunitaria. In genere abbiamo sempre ottenuto risultati positivi, qui vi riporto ad esempio quelli del 2017 per le misure degli inquinanti gassosi. In particolare, qui noi eravamo il laboratorio contrassegnato alla lettera B, abbiamo i dati in termini di Z-score, che è un criterio statistico di valutazione dei dati, per cui i nostri valori sono quelli all'interno del cerchio rosso, i dati che toccano le 2 righe rosse sono considerati non accettabili, mentre tutti i dati che sono all'interno delle 2 righe azzurre sono considerati perfettamente in linea con i requisiti della direttiva. Come vedete, noi avevamo tutti i valori rispettosi della direttiva, mentre alcuni colleghi, laboratori nazionali intendo, sfortunatamente non erano in linea. Questo si riflette poi sugli interconfronti che noi organizziamo a livello nazionale. Ok, a livello nazionale nel 2018 abbiamo fatto l'interconfronto 41 sulle misure di NO e qui vediamo riprodotti i risultati delle 19 agenzie. Lo schema è analogo, tutti, come vedete, non ci sono dati che toccano le linee rosse, e quindi noi rispettiamo pienamente il criterio di qualità, l'obiettivo di qualità del 15% di incertezza di misura per tutte le agenzie. Ci sono solo alcuni valori che toccano le righe verdi, che sono linee di attenzione per le quali le agenzie hanno proposto delle azioni correttive, ma per migliorare, non perché non fossero conformi, ma per migliorare ulteriormente. Tant'è che abbiamo provato a fare una valutazione addirittura col 5% di incertezza, spingendoci quindi alle prestazioni dei laboratori nazionali di riferimento, e come vedete la situazione non è malvagia, nel senso che comunque molte agenzie riescono a stare dentro il 5% di incertezza. Però è chiaro che questo è un target ancora, noi ci attestiamo come sistema intorno al 7-10%. La stessa cosa viene fatta a livello di PM, dove c'è una catena di riferibilità, di confronti tra laboratorio nazionale e laboratorio di riferimento europeo e tra laboratorio nazionale e le reti di monitoraggio, per cui i dati prodotti dalle reti di monitoraggio sono direttamente comparabili a quelle del JRC tramite il confronto tra laboratorio nazionale e laboratorio europeo. In particolare nel 2015 noi abbiamo partecipato a cui hanno partecipato a questo studio anche 22 laboratori nazionali di 19 stati, e noi siamo riusciti a ottenere il 100% di valori accettabili, e questo ci ha permesso di una detta della Commissione Europea, quindi non siamo noi a dirlo ma la Commissione Europea, che siamo stati il laboratorio migliore in Europa per le misure di PM10 e PM2,5, e siccome questa si è ripetuto anche nel 2018, siamo stati tra i migliori. Questo dà credibilità a tutto il sistema del monitoraggio della qualità dell'aria in Italia, quindi noi non siamo peggio di tutti gli altri stati, anzi siamo meglio di tutti gli altri stati, facciamo le misure in modo migliore. Questo perché noi, oltre a fare i confronti con il laboratorio di riferimento europeo, ci interfacciamo anche con tutte le agenzie nazionali, abbiamo fatto diversi interconfronti e qui abbiamo visto che i risultati sono migliorati notevolmente da quando abbiamo cominciato a fare questo tipo di attività dal 2010 ad oggi, e quindi possiamo dire pienamente che le nostre misure, oltre a essere comparabili con quelle del resto d'Europa, sono anche affidabili a livello nazionale. Grazie. Grazie. Insomma, emerge che dal punto di vista tecnico la qualità dell'aria è monitorata in questo paese sufficientemente bene.